Ciao a tutti ragazzi, sono Gastsbuster, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo nella serie sulla Custom Made Rebirth. Siamo all'arena della Torre della Vita. Adesso dovremo affrontare vari mob in un'orda. Che inizi l'inferno. Lagga troppo. I troppi mob spawnati sono tantissimi e mi fanno laggare. Oltre al fatto che ci sono creeper che esplodono. Sta laggando tantissimo. Allora per passare al livello successivo bisogna raccogliere almeno 45 pezzi di pelle e poi gettarli su una pressure plate d'oro o di ferro che ci aprirà la via. Ho messo in pacifica perché non potevo continuare così. Laggava troppo e ci avrei messo un'eternità a fare il livello. Adesso raccolgo la pelle per terra e la butto. Eventualmente uccido qualche ulteriore mucca. Così passeremo al prossimo livello.
Questa pressure plate non funziona. La porta non si apre. Adesso mi metto in creative e guardo perché. Non funziona perché manca un inverter dalla pressure plate ai pistoni. L'inverter sarebbe una torcia che inverte il segnale che non ha messo. Ecco perché non funzionava. Come premio il livello ci fa incantare quello che vogliamo. Adesso incanto a caso dell'armatura e la spada. Intanto che mi libero della spazzatura nell'inventario, vi spiego cosa tratterà il livello successivo. Dovrò uccidere tantissimi scheletri e ottenere tantissime ossa. Con queste ossa, dovrò attirare i cani e farli sedere dove ci sono le pressure plates. Un livello molto lungo. Adesso ho capito il meccanismo dello svolgimento del livello. Non come quando ho frainteso nel livello dei maiali. Nella prossima puntata, o episodio, vi annoierò, perché dovrò uccidere tantissimi scheletri per ottenere tantissime ossa. Beh ragazzi, per questo breve episodio della serie sulla Custom Made Rebirth, è tutto. Se lo svolgimento del livello buggato vi è piaciuto, mettete mi piace. Ciao a tutti e alla prossima.